la non voglio qualità, parlare. è la qualità, è la qualità. Appunto, perché se avessero della qualità, quei costi sarebbero i costi di certo. una classe dirigente che invece di prendere 6.000 o 7.000 euro al mese ne prende 5, questo si può fare un'operazione, ma insomma non a qualcosa comunque gli devi riconoscere, salvo che non sia tornato l'idea che la politica la fanno soltanto i ricchi, sì. e allora la politica si fa gratis. Sì, sì, è sì. un'altra ipotesi, se uno ha una tale capacità di elaborare una visione che presta il suo lavoro, come io faccio come sindaco, o come qualcuno fa anche, in nome, però dico anche quello, sì, è una forma quasi demagogica, perché vorrebbe dire che allora soltanto quelli che hanno delle possibilità possono fare politica, per cui siamo in un vicolo cieco. In realtà questi costi, tutto quello li conosco perfettamente. Allora, i parlamentari, mi dispiace dirlo perché mi tocca difendere dei coglioni, non hanno auto blu, non usano le auto di servizio, le usano soltanto alcuni che hanno ruoli, per esempio di direttore di presidente di commissione, non hanno, cioè, hanno il problema che non pagano i viaggi aerei, e questo però perché? Che tra i benefici della politica, benefici, c'è il fatto che tu sei parlamentare a Varese e si presume che se devi andare a Roma, sì. gli spostamenti tu li faccia per sì. la funzione di servizio. Sì, ma poi quindi, ci vai a vedere anche la partita dell'Inter, ci vai a vedere il gran premio di Monza, no, e insomma tutte queste menate qua. Varese non hai problema di andare a vedere perché hai la tessera gratis. Sì. Allora il mio punto è, e questo è un privilegio, togliamogli anche le tessere dello stadio, ma insomma non credo che questo è ciò che... No, certo, certo. Questo è... Si presume che il parlamentare sia una delle autorità, il prefetto per esempio, sì. paga la partita e il questore paga la partita. Allora cosa facciamo a pagare? Allora il problema è, se le autorità non pagano, il parlamentare è un'autorità che vale così poco che deve pagare, cioè tutte queste... Questi benefici derivano dal rango, cioè una persona ragguardevole non paga non perché non ha i soldi, ma perché si è onorati di averla. Della sua presenza. Allora, se io vado a mangiare in un ristorante pago, ma se io vengo al Quirinale non pago. Certo. E perché vengo invitato al Quirinale? Perché ho una autorità oppure un'autorevolezza. Sì. Allora, tutti questi benefici sono stati fatti per una ragione molto semplice, perché si trattava di onorare persone onorabili, dando loro il rango, cioè io sono felice che venga a questa mia festa il prefetto, il questore, il parroco, il deputato. Se però vogliamo dire che il deputato è una puzza, capisce che il rispetto del deputato, per cui quello deve entrare con la cravatta o entrava con la cravatta in Parlamento, è legato allo status non del denaro, ma del simbolo. Se noi togliamo i valori simbolici, il deputato è un povero idiota qualunque, che anzi sarà bene che si paghi tutto, sì. quindi da questo deriva che quelli che noi abbiamo fatto diventare privilegi erano semplicemente derivate della rappresentatività, del come dire, desiderio che quella persona fosse trattata con riguardo per lo status, per lo status che rappresentava, lo status era determinato. Se veniva Moro, se veniva l'Andreotti dei tempi d'oro, tu gli facevi pagare il biglietto del calcio e non lo facevi pagare al petto? Non so, che l'aveva nominato lui. Certo. Allora, ecco perché tutto questo spiega come sono derivate queste forme di privilegio, che non sono privilegi. Se uno vuole dire che questa è merda, però non nasceva come merda. Certo. Allora, se io ho Umberto Eco, prendiamo, diciamo che le persone rappresentative allora non sono più i deputati, sono Vasco Rossi, Giovanotti, Grillo, Umberto Eco. Se io li ho a casa, anche se sono ricchissimi, li ospito e non li faccio pagare. Perché? Sì. Perché hanno meritato il loro rango. Mm-hmm. Quindi il problema non è fare tutti questi discorsi sul fatto che sono privilegiati, questo e quello. È che siccome non valgono un cazzo, non capisco perché devo dargli dei privilegi. Ovvio. Ma gliel'avevo dati quando la forma in cui loro si sono calati era una forma che si riempiva del loro contenuto. Così bisogna ragionare, perché altrimenti se cominciamo semplicemente a sputtanare la gente sono tutti dei coglioni, certo, sono dei coglioni in quanto coglioni, non in quanto deputati, questo che voglio dire. Certamente. Tutto qua, cioè io trovo questa antipolitica da sempre una forma populistica che cerca di ridurre la dignità dei ruoli e delle funzioni.
ruoli e le funzioni peraltro non sono dignità stabilite una volta per tutte. Uno dovrebbe avere la dignità del rango. Certo. Così può essere per esempio un capo della polizia o un questore che sono dei ladri e quindi vengono puniti, quando non è che improvvisamente il questore e il prefetto perdono il loro status. Certo, è questo. Quindi esiste una nomenclatura, diciamo, che è di gran lunga e da molti anni inferiore a quello che quel rango presuppone. Questo è un problema gravissimo che si dimostra anche attraverso il Belgio, al punto tale che se tu al posto di uno zero, quello zero funziona come l'uno, perché quell'uno era zero. Esattamente. Ma io non mi starei a dire adesso togliamo il barbiere. Cioè il barbiere non va dal barbiere al Parlamento e si fa tagliare i capelli. Costa invece che 3.000 euro, costa andare 11.000 barbiere? Euro al mese percepisce. No, 11.000 euro cosa costa andare dal barbiere? Il barbiere percepisce 11.000 euro. Vabbè, il barbiere oggi può costare 20 euro di media. Invece il parlamentare lo paga 4 euro. Sì. Certo, perché non lo paghi? Perché si presume che tu sei lì che stai votando e per non perdere tempo vai dal barbiere interno. Tutte queste sono agevolazioni aziendali, sì, che potresti avere anche se hai in un'azienda un'area per i bambini. I benefit, fringe benefit. Quindi tutta questa cosa qua scandalizza affatto, cioè si può, come dire, ritoccare, ma non è che dice quello lì paga il barbiere 4 euro invece che 10, ma fa ridere i polli. Però è vero che di queste cose, anche se non si abusa, anche per meritare un solo sconto, devi avere il merito, che è quello per cui, quando io ero ragazzo, andavo a mangiare all'Aris Bar a Venezia, sì, un ristorante di grande lusso, guadagnavo pochissimo, perché potevo permettermelo? Perché per la stima che aveva per me Arrigo Cipriani mi faceva il 60% di sconto. Di sconto, certo, sì. Quindi era un'azienda privata. Allora, quello sconto a chi era fatto? Era fatto alla dignità che lui attribuiva a me. Certamente. Allora, se Andreotti o Moro pagavano il barbiere 300 lire invece che 3.000 lire, non era ragione di scandalo, era un meccanismo interno che aveva significato rispetto a quella dignità. Quella dignità non c'è più, e allora è chiaro che qualunque cosa, anche un euro, è sempre troppo. Diventa eclatante ed è troppo. Perfetto, evviva, professore, a domani. Un abbraccio. Grazie. Grandissimo al nostro Vittorio Sgarbi. Radio Yes, la radio della città di Roma.